Buongiorno, siamo appena atterrati in un nuovo paese, alle soglie di quell'uscita di questo aeroporto. Saremo finalmente in Sud Corea, nuovo paese sbloccato. Sono ancora indeciso se sono stanco o sono riposato, non lo so. Abbiamo fatto 12 ore di volo da Helsinki più 2 da casa, da Venezia, e 2/3 di scalo da Helsinki. Cosa si fa in genere quando si arriva in aeroporto a destinazione? La connessione, il cash e la carta trasporti, molto importante. Quindi andiamo a fare tutte queste commissioni. Prima carta di trasporti fatta, 4.000 won, quindi sono 3-4 euro, un po' meno. E speriamo che questa funzioni, perché ne abbiamo una diversa. Lui per i turisti e io forse per i local, non lo so, vedremo. Ed eccoci qui, due app di navigazione e non sappiamo che metro abbiamo preso e quante carte inutili abbiamo fatto fino adesso. Per ora sono un po' più maleducati che in Giappone, perché come si fa? Devi prima far uscire la gente dal vagone, poi puoi entrare tu da fuori. E invece solamente dopo le due prime esperienze abbastanza negative. Male, 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 male. Siamo giunti quindi nel nostro primo alloggio di questa nuova avventura. È un ostello molto carino, anche se siamo abbastanza stretti nella nostra camera. Ci prepariamo adesso, raccogliendo le ultime energie della giornata, a visitare un po' le zone quindi dintorno. Questo fiumiciattolo alle mie spalle una volta era un fiume molto 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 più presente. Ci hanno costruito un'autostrada o una tangenziale sopra fino a qualche anno fa, poi hanno deciso di buttarla giù per rivalorizzare ancora il letto del fiume, per renderlo definitivamente così ad oggi. Prima abbiamo mangiato un altro onigiri che ci ha un po' spezzato l'appetito, ma dovremo cenare adesso perché andiamo a letto presto. Domani mattina la sveglia intorno alle 5:30, perché abbiamo già il primo tour di tutta questa avventura. Come non potevano esserci biscotti di Squid Game? No, non sappiamo veramente cosa mangiare stasera. Probabilmente ci sediamo dalla signora che ha fatto anche l'episodio su Netflix. Ormai gli street food vanno tantissimo. Subito è arrivato il primo piatto. Questo è il tartare di manzo con un ovetto sopra. E dobbiamo scoprire effettivamente come si mangia. Dovremo probabilmente scomporre l'uovo per il tuo piatto. Buon appetito! Ah, lo sapevo che mi cadeva tutto.
ho mangiato niente. Qui sono misto tra gentili e forse anche un po' troppo, nel senso vengono spesso al tavolo, dicono fai questo, fai quello. Nel frattempo ci hanno portato anche il pancake a testa con i frutti di mare. Anche qui sembra che accompagnino con una specie di zuppa di miso di pasto. 28 euro in due, tutto quello che abbiamo visto prima. Secondo me è un po' sopra la media, però abbiamo provato solo piatti tipici coreani. È praticamente nella strada dello street food di Bunta, forse di Seoul, penso di sì. Adesso andiamo un po' a digerire. C'è un paesino un po' più fuori in periferia che secondo me di sera con le lucine merita assai. Ma quanto sono sgargianti questi autobus di quartiere. Banksy, Banksy everywhere. E fatto in parte anche il paesino con i murales. Adesso non ci resta altro che fare un minimo di spesa per domani, per il tour, perché non avremo i pasti inclusi, e docciarci. Da quant'è che non ci docciamo, Carlo? Più di 24 ore sicuro. A domani. Anche qui a Seoul dovrebbero avere problemi di spazio, e quindi dove lo metti un acqua park in tutta la città? Eccolo qui! E quando la scuola finisce, porti il bimbo a lavarsi! Sono un po' in imbarazzo perché questa volta, anche se mi ci metto di impegno, sicuramente non riuscirò a pronunciare i nomi dei posti. Proprio è fisicamente impossibile per noi occidentali. Però siamo arrivati a un palazzo storico qui nel centro città, il primo. Rispetto all'anno scorso c'è un'umidità pazzesca e siamo solo al terzo giorno. L'ingresso costa veramente una sciocchezza, si parla di tutto il complesso, te la cavi con 3 euro, però se vieni vestito con il loro abito tipico è gratuito. Sfido con questo caldo a entrare anche vestito così. Una bella idea quella del comune, qui praticamente aspettando il semaforo pedonale ci sono gli ombrelloni così antiscotti, perché stiamo lentamente cucinando con questo caldo. Ecco, prima del vestito mi riferivo proprio a questo qui, penso che sia maschile che femminile, si chiami Hanbok Namba. Mi viene in mente proprio la versione del suo quartiere, non mi ricordo nello specifico, Kyoto, il quartiere delle geisha, dove la gente si affitta il kimono e va in giro con l'abito tipico del posto. Qui è esattamente la stessa cosa.
Questa l'avevo già vista, chissà cosa, che significato ha. Cioè, scrivetelo nei commenti se ve lo sapete. Carlo, com'è questa bibita alla pannocchia? Buonissima, guarda. Con gusto. Non so se avete presente, io da piccolo mangiavo la pannocchia bollita, vuol dire bollita? Sì. Ok, il liquido che rimaneva nel pentolone praticamente è quello che mettono in questa bottiglietta, ma freddo. Salute! Salute! Io non le invidio per niente queste ragazzine, sto già morendo di caldo io, però il palazzo con il giardino merita tantissimo. Dai che forse anche oggi abbiamo superato le ore di fuoco, fa leggermente più fresco. È arrivato finalmente il turno del centro centrissimo della città ed è tutto all'ombra. Sì, piscina, non ho mai avuto così tanta voglia di andarci come in questo momento. Ho molta invidia di quei bambini. Cosa c'è di molto asiatico in questi anni? Bere un beverone rigorosamente dolcissimo e zucchero colorato. Attenzione, ci si può bagnare! Oddio! Errata corrige. Quello che ho detto l'altro giorno riguardo la strada che è stata battuta per far riaffiorare nuovamente il fiume non era quello lì, ma è questo qui, alle mie spalle. E siamo proprio nel centro di Seoul. Qui sopra di noi c'era l'autostrada, o la tendenziale, completamente abbattuta per far di nuovo riapparire il fiume. Si sentiva proprio il bisogno di qualche tempio, non penso nemmeno sia religioso, ma sia pagano questo, nel bel mezzo della city tecnologica. Ed eccoci qua. Come non detto, altro che tempio pagano, c'è un mega Buddha gigante qui dentro, adesso ve lo mostro. E anche il primo tempio buddista fatto. Ecco una cosa che purtroppo i nordcoreani possono solo sognarsi. Siamo appena arrivati in un mega centro commerciale, poco fuori Seoul centro, e questa è la vista. E tecnicamente dobbiamo ancora entrare. Avete mai visto una libreria dentro il centro commerciale? Ve la faccio vedere io.
Non so come riescono a studiare, leggere libri e fare altro qui, perché con il casino che c'è, però lo fanno. A quest'ora, che sono le 8:30, c'è ancora un botto di gente qua che ne approfitta. Stasera abbiamo cenato con un bel polletto fritto, perché consigliavano in rete di provare anche il fritto coreano, che dicevano che essere differente dal nostro, comunque dal fritto occidentale. Infatti era meno unto del nostro in particolare. E adesso stiamo percorrendo la K-Star Road, che in pratica è una sorta di strada losangelina con le stelle per terra, solo che qui non ci sono le stelle ma ci sono questi pupazzoni giganti che rappresentano le star K-pop qui a Seul. Io ovviamente sono venuto qui perché le conosco tutte. No, non ne conosco nemmeno uno. La giornata non poteva chiudere se non con un ristorante stella Michelin. Non è tipico coreano, perché qui stiamo parlando di ravioli, ma almeno il kimchi lo proviamo. Ok, la signora ci tiene particolarmente a mostrarci come si mangia tutto sto ben di Dio. Abbiamo fatto tutto insieme e subito, velocissimo. Quindi buon appetito! Direi che questa cena ci stava per chiudere il video di Seul. Queste sono tutte le targhette delle Michelin, per chi non ci credeva. E abbiamo pagato solo per tutta quella roba lì 14 euro a testa, poco più. Domani, altre città della Corea del Sud. A presto, ciao! L'hanno preso con un minuto di anticipo. Marco? Yeah. Palloni aerostatici pieni di immondizie che arrivano dalla Corea del Nord e esistono. Mi sono emozionato, sono riuscito a vedere una persona che camminava. È successa una cosa strana, hanno appena sparato dei colpi.